Buongiorno. Obiettivamente ad un certo punto si pensava difficile un'eventuale ripartenza e invece devo dire il presidente Gravina insieme a quasi la totalità, mi sembrava, almeno leggendo i giornali della Lega di Serie B, si sia lavorato per ricominciare il campionato come è giusto che sia. E indisponibili sono Mosca, che ha un problemino alla spalla, che però da lunedì tornerà in gruppo, in pianta stabile, e Perazzolo, che ha una piccola contusione, e Marini, che è squalificato. Gli altri sono tutti a disposizione. No, la Salernitana è una buonissima squadra, va temuta nel suo complesso. I singoli sono importanti, ma sempre all'interno di un'organizzazione di gioco. Beh, sì, capiterà a tutti nel momento in cui anche noi giocheremo nell'arena vuota. Sicuramente sono due squadre che fanno del pubblico una loro forza, sia la Salernitana che noi, e può essere obiettivamente un piccolo vantaggio per noi domani giocare a porte chiuse, perché la tifoseria della Salernitana è una tifoseria molto presente, ma onestamente lo dico in maniera molto tranquilla, avrei preferito che ci fosse lo stadio pieno, perché il calcio va giocato con i tifosi, anche quelli avversari, perché un giocatore vero si carica nel momento in cui gioca davanti a tante persone. Quando me lo ritrovo l'avversario lo saluterò, perché ho un buon rapporto con lui e con Aya. E ha caratteristiche diverse dai difensori che abbiamo noi, perciò abbiamo perso qualcosa sotto un certo punto di vista e l'abbiamo guadagnato sotto altre situazioni. Per quello che riguarda gli altri ex, sono tutti, vabbè, il mister Ventura è sicuramente un personaggio importante del calcio italiano, no, non della Serie B, ma proprio della totalità del calcio italiano, e gli altri giocatori, da Cerci a Di Tacchio, sono sicuramente giocatori molto molto importanti, la loro carriera lo testimonia. Quando abbiamo ricominciato mi sono trovato subito a mio agio, dico la verità, perché ho sempre solo fatto questo nella vita, prima da calciatore e poi adesso da tecnico, e perciò ho ritrovato subito le stesse situazioni emotive, e anche i giocatori, i ragazzi, mi sono sembrati sulla stessa lunghezza d'onda. Beh, come capita sempre, l'aspetto tattico, fisico e mentale sono importantissimi. La soluzione dei cinque cambi può essere un fattore anch'esso molto importante. La squadra ha lavorato molto bene nel periodo così della chiusura, diciamo, del campionato, e hanno rispettato bene quelli che erano i dettami fisici del professore Marco Greco, e perciò sono molto soddisfatto di come hanno lavorato a casa e poi di come abbiamo lavorato qui quando siamo tornati in gruppo. E questo è difficile da dire, perché, come si suol dire, può sembrare una frase fatta, ogni partita ha una sua storia. E sicuramente i ritmi non saranno quelli del finale, di come abbiamo lasciato, soprattutto nella parte finale della partita. Beh, la Salernitana è una squadra che gioca, che gioca in maniera propositiva e allo stesso tempo non specula sul risultato. E poi, giocando in casa, anche se a porte chiuse, sicuramente cercherà di fare la partita. E noi però cercheremo di metterli in difficoltà, usando quelle che possono essere le nostre armi. Come sarà la partita è difficile pronosticarla, obiettivamente. La certezza è che noi possiamo utilizzare i due moduli con cui in questi anni abbiamo sempre giocato, cioè 4-3-1-2, 3-5-2, all'interno della stessa partita, modificandoli. E l'altra certezza è che i giocatori convocati sono tutti disponibili per farlo dal primo minuto. Fondamentalmente sì, perché noi
siamo uomini di sport, mi ritengo un uomo di sport e perciò è bello poter tornare a giocare. L'augurio è quello di poterlo fare anche al più presto, nella massima sicurezza, ovviamente, anche con i nostri tifosi e anche con quegli avversari, ovviamente. Eh sì, io ho già detto quando c'è stata la scomparsa che Gigi Simoni ha rappresentato indubbiamente un personaggio per il calcio molto importante sia sotto il profilo calcistico, perché è stato un grande allenatore, che sotto il punto di vista umano. Qui a Pisa poi indubbiamente e indiscutibilmente l'allenatore che ha ottenuto i risultati migliori. Ci è dispiaciuto molto non poterlo salutare come avrebbe meritato, ma sono certo che i tifosi alla prima occasione non faranno mancare il loro saluto a un grande personaggio come Gigi Simoni.